Pronto, Mattarella, come stai? Non piangere, Sergio. Poi mi fai commuovere pure a me. Lo so che non riesci a fargli fare pace, ma vedrai che alla fine ce la farai. Anche perché hanno fatto pace tutti. Kim e Moon hanno fatto pace. Non è una marca di sigarette, Sergio, non farò lo spiritoso. La Corea del Nord con la Corea del Sud. Addirittura Albano e Romina hanno fatto pace. E non ci riesci con questa armata Brancaleone, dai. Che dici? Pure l'ultimo tentativo di accordo col PD non sta andando bene. Ah, perché pensavi che Martina fosse il più ragionevole di Renzi. Ma non hai visto che gli esce l'antenna dal colletto? Quello è telecomandato da Renzi, fa quello che dice lui. Martina sta a Renzi come Ambra stava a Boncompagni. Certo! Che poi devi far capire a Renzi e Martina, volevo dire, che se andiamo alle votazioni adesso fanno la fine del panda. Si estinguono, bravo. Poi rimangono soltanto loro due, eh? Magari in cattività riusciamo a farli anche ad accoppiare, ma per la riproduzione la vedo difficile. No, Berlusconi invece, se andiamo a rivotare adesso, è contento. Come perché? Ha delle cazzate nuove da promettere, tipo Viagra gratis, conquisteremo Saturno e reincarnazione per tutti, bravo. Ma il problema è che sei troppo buono, tu li convochi sempre all'ora di pranzo, quelli vengono per magnà e non combinano niente. Ma hai visto che panzette? Tra Berlusconi, Renzi e Salvini non si sa chi magna di più. Fai una cosa, tu li convochi tutti insieme nella stanza più piccola che c'è al Quirinale, senza finestre e senza cibo, mi raccomando. Certo, neanche uno spritz a paratine, niente. Ai corazzieri, fuori dalla stanza, gli fa organizzare una bella sbraciata. E verrà che quelli, dopo due giorni che sentono l'odore di salsiccia e pancetta, si mettono d'accordo subito. Li devi prendere per la gola, anche per culo, ma quello lo devi capire tu. E poi, per fargli fare pace, metti una musica allegra di sottofondo. Come di chi? Di Albano Romina. Felicità. E formare un governo e finire st'inferno la felicità.